Sono 11.319 nuovi casi positivi al Covid in Campania su 79.198 tamponi processati. Stabile l'indice di contagio pari al 14,19%, ma sono 32 i decessi nelle ultime 48 ore. Intanto a Napoli oggi la protesta degli infermieri contro il governo De Luca. In piazza i camici verdi del sindacato Nursind che sono scesi in strada per protestare contro la carenza di personale e il mancato adeguamento dello stipendio. Carenza di personale, quindi necessitano assunzioni assolutamente. Chiediamo inoltre anche che si facciano contratti a tempo indeterminato. Le ragioni mi sembrano legittime, d'altra parte diciamo sempre gli infermieri, gli eroi di questo momento, quando si tratta poi di dargli i soldi diventiamo un po' avari. La vicenda ultima delle card è stata vergognosa, 3 milioni di euro buttati per una cosa che non serve. Non ultimo la delibera che è stata fatta sui tetti di spesa per il convenzionato nel momento in cui tu hai chiuso il pubblico. Cioè, veramente una follia. Intanto è stato un successo l'iniziativa dedicata alla campagna vaccinale per i bambini a Rione Sanità presso la scuola Angiulli. Io mi sento di ringraziare il preside Vincenzo Variale, il preside dell'Angiulli, ma anche padre Antonio Loffredo, perché hanno davvero cercato di sensibilizzare le famiglie in un territorio che sicuramente è complicato, ma è anche capace di grande sinergia, di grande collaborazione.